Ciao a tutti, popolo del tubo, ed eccoci qua in un altro video riguardante il FarmCon. Altro video che parla della prima giornata del FarmCon. Ieri abbiamo fatto un primo video dove si parlava appunto di quello che era stato detto soltanto nella mattinata. Adesso con questo video andiamo a parlare di quello che si è detto nel pomeriggio. Prima però lasciate un bel like, iscrivetevi, vi ricordo il mio sito Viola qua sotto, l'altra piattaforma dove faccio live tutte le mattine e tutte le sere. Se magari volete aiutare e sostenere il canale con un abbonamento gratuito, lo potete fare se avete Amazon Prime, pensate. E poi grazie a tutti quelli che offrono i caffettini al canale, perché è la vita, quindi grazie amici. E poi vi ricordo che se volete vedere altri giochi oltre Farming, c'è il mio secondo canale, RobbyMello81 Extra, perché ogni tanto qualcuno mi dice: ma quel gioco non lo porti più, ma quello non lo porti? Sì, lo porto sull'altro canale, RobbyMello81 Extra, qua sotto. E infine, ma non meno importante, la mia affiliazione Giants, quindi se volete aiutare e sostenere la mia partner ad arrivare all'oro, che è un sogno, potete acquistare tutto quello che riguarda Farming dalla mia affiliazione, dai miei link qua sotto, senza alcun sovrapprezzo. Allora, innanzitutto, ieri pomeriggio è stato mostrato questo screenshot che ci fa vedere tutto il contenuto dell'Horsh Pack, compresa la mappa. E qui dobbiamo fare una piccola correzione, perché nel momento in cui è uscito il video di ieri, ovvero quando io l'ho registrato alle 14 e poi il video è uscito alle 15, questa informazione non c'era stata data. C'era stato detto semplicemente che l'Horsh Aggrovation Pack sarebbe ritornato, e tutti ovviamente abbiamo pensato ad una conversione. In realtà non è così, perché poi nel pomeriggio è uscito questo screenshot che ci mostra tutti gli attrezzi dell'Horsh Aggrovation Pack, e sebbene qualcuno sia identico a quello del 19, vediamo che nella maggior parte dei casi ci sono degli attrezzi nuovi. A mio parere è migliorato il pack, perché hanno tolto sta roba inutile come le botti, controbotti, botticine, erroratrici, carri per il grano, eccetera eccetera, e hanno aggiunto erpici, come vedete hanno aggiunto sarchiatori, quindi diciamo che il pack non è proprio lo stesso, si è rinnovato. Ciò però non toglie che l'hype non ce l'ho questo pack. Non è perché il pack è diverso allora c'ho l'hype, non ce l'ho. La mappa ovviamente è identica, è la stessa, perché la mappa di Vertex andava a riprendere una zona reale della Repubblica Ceca, quindi non è che hanno cambiato la zona, è normale che la mappa sia quella. Il pack però, insomma, bisogna dire che non è proprio lo stesso, è quello. Poi ogni tanto qualche capitanovio che si sveglia sotto i video dice: ma il pack è diverso, ma è grazie, tu stai a scrivere 12 ore dopo che è uscito quel video, ma io quando ho registrato quel video non c'ho questa immagine, è ovvio che dico che il pack è una conversione, ma invece no, non è una conversione, perlomeno non completamente, ci sono delle cose che sono diverse. È come se adesso qualcuno arriva qua e mi scrive sotto i commenti quello che hanno detto nella mattinata di stamattina, ma io sto registrando alle 7:30 di mattina, non è ancora iniziato il FarmCon, che ne so io quello che diranno stamattina, ok? Quindi questo video vale fino a quando non ci saranno notizie in più, quindi i video di solito vanno visti quando escono, e tu lo vedi dopo 24 ore, è ovvio che la news non è più fresca, è come se guardi il telegiornale delle 8, lo guardi alle 8 di sera, cioè in mezzo ci sono 24 ore di notizie, il telegiornale non è più quello, cioè è ovvio, no? Poi ragazzi hanno mostrato la mappa, purtroppo la scellerata scelta di non fare la diretta ha fatto sì che noi dobbiamo andare in giro a cercare gli screenshot su internet. C'è un ragazzo che ha fatto la ripresa col telefono e io ho preso alcuni frammenti di quel video, non potendo mostrarvi ovviamente il video nella sua integrità, ho preso degli screenshot ovviamente in bassa qualità, ma la bassa qualità non è colpa mia, è colpa di chi ha scelto di non fare la diretta. Ho preso alcuni punti della mappa, hanno mostrato ovviamente la Zielonka, questa nuova mappa polacca. Questo dovrebbe essere il mulino per il grano, da quello che vedo, quindi il classico mulinetto per il grano che poi diventa produzione di farina, suppongo, oppure potrebbe anche essere un semplice punto vendita sempre
per i cereali, eh. Non vedo qua l'icona della fabbrica, c'è un'icona qua giù in fondo, ma dovrebbe essere quella dello scarico e poi è tutto sgranato, che vuoi vedere. Il secondo screenshot che ho fatto è questo, dove si vede un'altra produzione, che ovviamente non ve posso dire che produzione è perché non lo so. Questa dovrebbe essere la falegnameria, perché vedete qua tutti i pallet, i legni, eccetera, eccetera. Quindi sono sicuro al 99,9 periodico che questa è la falegnameria. Troppo, ci dobbiamo accontentare, ragazzi, di questi screenshot qua. Poi qui si vede un bellissimo mulino a vento, molto bello, mulino con le pale. Non vi so dire se è solo figurativo, c'ha qualche funzione. Io credo che sia solo figurativo, perché qua non vedo pallette, icone e cose varie. Però mi aveva colpito, dico adesso glielo faccio vedere agli amici sul tubetto. Tra l'altro, da notare quanto è bella l'ambientazione polacca. Mi piace veramente, guardate tutti. Non lo so, non saprei di cosa mi piace in particolare, però mi piace veramente tanto. Poi qua abbiamo una zona, vi ho portato lo screenshot della zona abitata, del centro mappa, del centro città, molto bella, con questi edifici ovviamente in stile dell'est, mi piace, alcuni un po' fatiscenti, alcuni un po' decadenti, a me mi fanno morire, mi piacciono veramente tantissimo, mi piace tantissimo questa ambientazione. Poi qua c'è una nuova produzione, questa sono sicuro che è una produzione, perché qua c'è sia il trigger di scarico, ma nel filmato mi pare che da qualche parte qua si vedeva anche la chiavetta per comprare la produzione. Comunque, o punto vendita o produzione, mi piaceva mostrarvela, molto carina, tipo casetta, secondo me questa è una produzione. Non so di che, cibo, zuppe, io questo adesso non lo so. C'è anche, tra l'altro, chi... sul forum Giants ha scritto che durante la raccolta delle carote, video che io non sono riuscito a recuperare, si vede anche una cassettina, quindi dice sarà possibile mettere le carote in cassettine come le patate? Non lo sappiamo, ragazzi, non lo sappiamo, appena ne saprò di più ovviamente ve lo dirò. Questo è lo shop, ho fatto questo screenshot qua dello shop, vedete qua l'icona classica dello shop, molto bellino in stile polacco e anche grande, come potete vedere c'ha un bellissimo spiazzale. E questo è lo shoppettino della mappa. Abbiamo quasi finito. Qua c'è un'altra produzione, qua si vede chiaramente che è la produzione, perché ci sono proprio le varie icone. Non so cosa produce, però vi volevo far notare che le produzioni sono tutte, comunque perlomeno queste nuove, casettine piccoline, fatte proprio apposta, ci stanno veramente bene, mi piacciono queste nuove produzioni. Io ho detto che secondo me il DLC Premium Expansion è un buon DLC, cioè mi piace, non è che sono uno che sta lì a criticare tutto, critico alcune cose, ma se una cosa è carina, se una cosa mi piace, perché la devo criticare? Cioè mi piace, a me sto pack piace. Oh, e per quanto riguarda invece quello che abbiamo detto noi ieri sull'emergency pack, evidentemente, ragazzi, siamo noi quelli che non accettano le novità, quelli che non accettano le cose, quelli dalla mentalità chiusa, perché girando il forum Giants, ma anche le loro pagine social, ragazzi, c'è un entusiasmo per questo emergency pack incredibile. Io vi lascio con l'entusiasmo della sala quando è stato annunciato questo emergency pack. Sentite qua, ovazione, ragazzi, ovazione, manca avessero vinto la Coppa Campioni. E quindi ne deduco che effettivamente magari siamo noi un po' troppo, non lo so, di mentalità chiusa, che non si aprono a questi nuovi modi di vedere il gioco. Beh, qualcuno sul forum Giants ha scritto che il fatto di poter giocare il gioco come uno vuole è proprio questo il bello di Farming. No, non è questo il bello di Farming, no. Poi, per carità, ognuno la pensa come vuole, ma no. Cioè, personalmente, no. Ma anche no. Per me, no. E infine, gli eventi di oggi. Oggi ci sarà solo mezza giornata, dalle 10
a mezzogiorno, l'unica cosa che ci interessa è alle 11 del mattino, ovviamente, new third party mod, cioè parleranno delle nuove mod di terze parti che ormai lo sappiamo, in cuor nostro lo sappiamo già, si tratta dello Trove Harvest add-on, ragazzi, quindi staremo a vedere se sarà gratis, se sarà a pagamento, vedremo un attimino. Ovviamente io vi terrò informati più tardi se ci sarà qualcosa di succoso, altrimenti faremo un video finale nella giornata di domani. Più tardi uscirà il mod news, che però non conterrà le cose del mattino perché lo sto per registrare adesso, quindi conterrà comunque news fino a questa mattina alle 8, alle 9, però va bene. Ragazzi, io vi ringrazio, lasciate un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!